Siano lodati Gesù e Maria. È lunedì santo, fratelli e sorelle carissimi, e la liturgia ci immette in questa settimana santa con queste stupende pagine bibliche che andremo a vedere una per una, cercando di cogliere gli aspetti più essenziali. La prima lettura, sentiremo in questi giorni, è il cosiddetto primo canto del servo di Yahweh o del Signore. Il profeta Isaia contiene questi quattro canti che la Chiesa ha evidentemente attribuito al suo Signore Gesù e che i nostri cari fratelli ebrei ancora si chiedono a chi debbano essere attribuiti. Chi è il servo del Signore? Il servo che Dio sostiene, l'eletto in cui si compiace, colui in cui ha posto il suo spirito. Sentite, non griderà né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata e non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Tuttavia, proclamerà il diritto con fermezza, e non verrà meno, non si abbatterà finché non lo avrà stabilito sulla terra. L'immagine dello stile di Gesù e, perdonatemi, dello stile obbligato di chi voglia dirsi suo discepolo. Non griderà né alzerà il tono. Gesù non grida, non alza il tono, proclama la verità ma non la urla, non la urla, non la grida, non la sovrappone alle voci altrui, non la fa udire in piazza la sua voce, preferisce farla udire nel nostro cuore. Ecco, spero presto di poter scrivere qualcosa su questo punto, imparare ad ascoltare il cuore. Non spezza una canna incrinata, non spegne uno stoppino della fiamma smorta, cerca sempre di salvare, cerca sempre di recuperare il bene, non dà il colpo di grazia a chi già sta con un piede nella fossa. Quindi Gesù certamente condanna il male, ma cerca di salvare il bene. A volte è meglio fare appiglio a quel poco di bene che c'è in qualcuno, in ogni uomo ce n'è un po', piuttosto che inveire, a volte in maniera pericolosa, contro qualcuno, rischiando di ammazzarlo, di farlo cadere sotto l'incalzare dell'angoscia derivante anche dai tanti sbagli che potrebbe aver fatto. Questo Gesù lo sa bene, e per quanto sta in lui, lui non gli dà il colpo di grazia. Cerca di rimetterlo in piedi. Quanto abbiamo da meditare, no? Il salmo responsoriale mi fa ripensare un po' alla meditazione di questa mattina, quando mi chiedevo e sollecitando tutti a chiedersi: ma noi di chi abbiamo paura? Di cosa abbiamo paura? E citavo, non sapendo che oggi c'era questa liturgia, proprio questo salmo. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore se è Lui che mi difende? Se contro di me si accampa un esercito, lo sto leggendo, il mio cuore non teme un esercito contro, come? T'ammazzano. No, se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Atteggiamento proprio di chi riposa fiducioso in Dio. E infine il Vangelo, qui ormai abbiamo imparato che questa Maria, Marta e Lazzaro, questo trio, Maria è la stessa, qui sta rifacendo lo stesso gesto, quella che andò a piangere sui piedi di Gesù, li asciugò con i suoi capelli, li riempì di baci, qui spacca un vasetto di olio profumato e che cosa fa? Cosparge ancora una volta i piedi di Gesù e li asciuga con i capelli. Sono i gesti di un'innamorata, tra l'altro un'innamorata che Giuda ha venduto, Giuda lo scandalizzatore, d'accordo, quello che si scandalizza di chi ama Gesù, lo ha venduto per 30 denari, quel vasetto ne costava 300. Sappiamo, ce lo siamo detto da tante volte, che un denaro era la paga quotidiana di un operaio. Quindi
30 denari, un mese di stipendio, d'accordo? 1500 euro. 300 denari, 15.000 euro, insomma, un pochino di più, no? Ecco. Gesù difende il gesto di Maria di Magdala, non soltanto perché Giuda era ladro e perché non gli importava niente di quello che doveva far polemica, insomma, ma Gesù difende il gesto di Maria di Magdala perché stimola tutti noi, e in questa settimana voglia Dio che questo stimolo abbia buon frutto, a dare amore a Gesù. Sempre questa mattina, meditando, riflettevo: io che gli ho dato a Gesù? Quanto amore gli ho dato? Che cosa gli ho dato a Gesù? Possibile che noi dobbiamo stare sempre a prendere da Lui? E Gesù dice: attenzione, esagerate, perché non sempre avete meno. Quest'anno per molti sarà una Pasqua, per tutti, salvo i sacerdoti, senza la presenza sacramentale di Gesù. Queste parole, insomma, assumono una inimmaginabile attualità, no? Allora, ecco, amiamo assai Gesù, ecco, e non lesinando amore nei suoi confronti. I poveri dobbiamo aiutarli, e possiamo farlo sempre. L'amore di Gesù va d'accordo con l'amore del prossimo. Ecco, ma non dobbiamo mai contrapporli, d'accordo? Gesù lo amo in sé e lo amo nei poveri. I poveri li amo perché in loro vedo Gesù, certamente, ma Gesù è anche Lui. Gesù è il mio Dio, con Lui c'è un rapporto personale, il mio cuore. Gesù è nell'Eucaristia, i gesti di amore a Gesù Eucaristico. Ripensiamo in questo tempo, no? A quelli che potevamo fare e non abbiamo fatto, a quelli che faremo quando tutto questo finirà. Beh, in questo spirito, una santa settimana santa a tutti. Siano lodati Gesù e Maria.